Io e Pod siamo qui per combattere il cattivo gusto. Basta con quintali di make-up, extension multicolor, auto abbronzanti, vestiti animalieri e fluo. Gireremo tutta YouTube Italia con un unico scopo: ripulire i casi più disperati dagli eccessi e da tutto ciò che è finto. La nostra missione è ridare al mondo la luce della bellezza naturale. Io sono Ecate Splendente e questo è Dire, Fare, Baciare ASMR Italia. Pod, abbiamo un'emergenza. Riguarda quel cappello? No, Pod, non il mio cappello, che è in tema con questa puntata, tra l'altro. Di cosa si tratta? Babbo Natale ha chiesto urgentemente il tuo aiuto. Uno dei suoi elfi, come te lo spiego? Beh, Pod, devi fare una delle tue magie e salvare il Natale. Ci penso io. Buon lavoro, Pod. Presentazione della concorrente. Innanzitutto mi chiamo Gioia. Sono uno degli elfi più importanti di Babbo Natale. Infatti il mio compito è quello di preparare le calze per la Befana. Lo so. Non sembra proprio un compito legato al Natale, ma è molto importante, ha un ruolo molto, molto, molto di responsabilità. Perché vedi, a seconda della misura della calza si deciderà quanti doni i piccoli riceveranno il giorno della Befana. Sì, sì, perché se non lo sapete, Befana e Natale sono collegati. E no, non è quello che state pensando. Babbo Natale non mi ha rifilato quel ruolo perché si vergogna di me, ok? No, è un ruolo molto, molto importante e io da anni ricopro questa carica scegliendo i calzini più estroversi e interessanti per i miei piccoli amici umani. Sì, io non ho mai sentito alcuna lamentela, quindi non vedo perché il mio stile dovrebbe in qualche modo influire sul mio lavoro. Anzi, io penso che il mio stile di vita, il mio modo di approcciarmi al Natale e al vivere il Natale così anticonformista, in realtà ti ha quel guizzo frizzo che se no gli altri elfi non saprebbero dargli. Quindi in pratica nel mio tempo libero scelgo i calzini più particolari, 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 più sgargianti, ad esempio questo, ma ne ho altri da farvi vedere, per poi insomma abbinarli bambino per bambino a ogni calzino. Sì, esatto, io analizzo tutte le schede dei bambini, le leggo una a una e associo il calzino che reputo migliore. Ad esempio, Marina è una bambina a cui piace tanto, tanto il rosa e gli animali, quindi questo calzino sarà perfetto per lei. Sì, 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 sì. E quindi preparerò la coppietta. Esatto. E la metterò nel suo sacchettino della Befana. Esatto. Poi abbiamo per esempio Mirko, che invece è un appassionato di videogame, quindi queste calze
così, con questo nero e questi simbolini tutti con i colori fluo, si abbinano perfettamente alla sua personalità. Capite? Questo è il mio lavoro ed è anche la mia passione ed è proprio la mia personalità eccentrica a far sì che io riesca a soddisfare tutti i desideri dei bimbi che la mattina della Befana troveranno il calzino adatto a loro. Mentre invece i miei amici e la mia famiglia, beh, loro pensano che potrei fare meglio se cercassi di uniformarmi e conformarmi un po' di più a quello che è lo stile natalizio. Secondo loro queste calze a sfondo nero o zebrate non sono esattamente, come dire, adatte allo spirito natalizio, ma penso che sia una loro opinione. Io trovo invece che sia più divertente cercare di cambiare un po' quello che è sempre stato e insomma andare un po' anche oltre le aspettative dei nostri bambini. Non perché si aspettano una calza rossa, allora dovranno ricevere una calza rossa. Ci sono calze rosse, è vero, ma perché ricevere una calza rossa come tutti gli altri quando puoi ricevere una calza zebrata? E ovviamente questo mio modo di essere e di approcciarmi al mio lavoro si riflette anche sul mio abbigliamento. Esatto. Così come non consegno calzini rossi ai bambini per la mattina della Befana, a mia volta non sento l'esigenza di vestirmi di rosso per dimostrare che io amo Natale. Sì, certo, amo il Natale. Però invece che i soliti colori, mi piace indossare ad esempio il blu, che è un altro colore natalizio. Semplicemente valorizzo quei colori che in genere non vengono associati al Natale, ma che lo sono lo stesso. Ciao Gioia, Babbo Natale mi ha detto che quest'anno non sei stata tanto brava. In realtà penso che Babbo Natale abbia davvero ben poco da dire. Sono un elfo esemplare, un importante anello nell'ingranaggio della catena di produzione del Natale, quindi non vedo proprio cosa ci sia di sbagliato in me, sono solo un po' fuori dalle righe. Pod è decisamente peggio di un Krampus. Ci penserà lei a cambiare il tuo stile. Certo, puoi provarci a cambiare il mio stile, ma non so se riuscirai ad ottenere un risultato altrettanto fantastico. Beh, allora cosa stiamo aspettando? Vai! Bene, Pod, a quanto pare starà a te salvare il Natale. Secondo Babbo Natale, infatti, la mia personalità, un po' eccentrica e colorata, sta rovinando l'umore all'interno della catena di montaggio. Non so se mi spiego. Quindi vorrebbe che io mi allineassi al mood del Natale, uniformandomi con i soliti tristi colori rosso e bianco, così demodé, così scialbi, e vuole mettere a tacere la mia
personalità invece così particolare. Ma secondo me tu, Pod, potresti trovare il modo di conciliare la mia super personalità con i desideri di Babbo Natale. Cosa ne dici? Vuoi provarci? Io sono Pod, la tua personale consulente di immagine. Tu chi sei? Ciao Pod, io sono Gioia e sono uno degli elfi più importanti di Babbo Natale. Quindi tu saresti la segretaria personale di Babbo Natale o lavori in fabbrica con gli altri? No, non sono la segretaria di Babbo Natale. Io sono uno dei pezzi forti. Io mi occupo di scegliere i calzini per la Befana. Non so se mi spiego. Ma è per protesta che ti vesti così? No, Pod. Mi vesto così perché la mia personalità è troppo grande per essere espressa solo dai banalissimi colori che associamo generalmente al Natale, quindi il rosso e il bianco. Io sento il bisogno di esprimermi con colori diversi che siano in grado di rappresentare al meglio la mia personalità eccentrica. Ah, lo fai perché ti piace? Certo che lo faccio perché mi piace, ovviamente. Non farei mai qualcosa che potesse ledere o dar fastidio a Babbo Natale. Semplicemente io sono così. I tuoi gusti sono alquanto discutibili. Beh, Pod, ognuno ha i propri gusti e l'importante è averne e non uniformarsi alla massa. Non ami il Natale come tutti gli altri elfi? Certo che amo il Natale. Semplicemente amare il Natale non significa appiattire il proprio stile. Forse dovresti cambiare lavoro. Non diciamo sciocchezze. Sono nata per scegliere calzini per i bambini e non smetterò mai di farlo. Vediamo cosa ne pensa la gente di te. Avvio della prima fase. Sondaggio di opinioni. Abbiamo mostrato la tua foto in giro e abbiamo chiesto: lo vorresti baciare, sposare o evitare? Cosa avranno risposto? Secondo me avranno scelto sposare. Insomma, sono un elfo di Babbo Natale. Ho una corsia preferenziale per quello che è il mondo della gioia e della felicità. Chi è che non vorrebbe sposare una creatura così? Eviterei, ma il mietitore non piace il Natale, e tantomeno gli elfi. Io la bacerei, perché ha un bellissimo sorriso. Io la bacerei, perché sembra una caramella psichedelica. Io la bacerei, perché ha un viso e dei capelli davvero davvero belli, anche se con quel maglioncino mi ricorda un po' Gino, il verduriere sotto casa. Ne ha uno proprio uguale identico. Alla fine ti è andata meglio che a tutti gli altri concorrenti e non sei neppure umana. Beh, Pod, te l'avevo detto. Adesso non siamo arrivati a sposare, ma comunque chi potrebbe non essere affascinato da una creatura come me? Non so quanto caramella psichedelica possa essere un complimento. Il 70% degli intervistati, secondo me, non ha nemmeno capito che tu sei un elfo di Natale. L'importante è che Babbo Natale sia contento, quindi ti sottoporrai al mio programma di ripristino da elfo trash a spirito del Natale. Ti piacciono proprio tanto le cose fluo? Beh, Pod, per una personalità eccentrica come la mia è normale essere attratti dalle cose fluorescenti
e con una carica di energia molto forte. Togli il berretto. Cosa? No, 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 no. Io non posso togliere il cappello. No, è tipo vietato. No. Qui comando io e devi fare ciò che ti dico, quindi ora togli quel berretto. No, 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 no. Invece sì. Babbo Natale mi disereda? No. No, perché non devono vedersi le orecchie da elfo. No. Insisto, toglilo. Pot, davvero? Ok, ok. Va bene, sappi che se perdo il lavoro ne pagherai le conseguenze. Sarò il tuo peggiore incubo, ok? Ti sto facendo un favore. Non guardare. No, no, non guardare. Aspetta. Ok. Ok. Oh. Guarda, sembra una pazza. Perché non ci mostri le orecchie? No, ma non lo sai? Vedere le orecchie degli elfi porta sfortuna. Che stupidaggine. Poi niente regali di Babbo Natale, eh? Ne sei davvero convinta? Certo. Cos'hai contro il mio cappello? Ok, il blu è un colore natalizio, ma quel canguro... Beh sì, è un canguro, quindi l'ho preso nel mio viaggio in Australia. Cosa pensi? Che gli elfi non vivano? Ci sono dei calzini fantastici in Australia. Ti vedrei bene anche come ospite al programma Io e la mia ossessione. Non fai che parlare di calzini. Beh, l'ho detto che il mio lavoro è la mia passione. Vuoi sentire quanto è morbido? No, non ci tengo particolarmente. E poi non ho le braccia. Mamma mia, che simpatica che sei. Non era una battuta. Ma quelli sono calzini. Sì, avevo giusto qualche calzino nella cintura. Si sa mai che potessero servire. Magari qualche bambino poteva aver bisogno di questi calzini antiscivolo. Basta con questi calzini. Li metto via, li metto via. Mamma. Ok, Pod. E adesso? Pulisciti il viso. Pod, sei veramente... Ma guarda te cosa mi tocca fare. Allora. No, attenzione alle orecchie, attenzione, attenzione, attenzione. Non c'è più rispetto comunque. Una volta un elfo di Babbo Natale non l'avresti mai trattato così. Ok. Va bene, tolgo tutto. Lo sai che le lenti a contatto, vero? E se rimanessi cieca? Veramente. Oh, quante storie. Mi sa che ci vorrà un po', Pod. Sì. Non ho mai detto di non usare trucco. Non preoccuparti. Pod ha sempre tempo per queste cose. Guarda che figura che mi fai fare. Oh,
trovarsi in una videocamera è veramente difficile. Dovreste fare qualcosa per mettere un po' a proprio agio i vostri partecipanti. Sei la prima che se ne lamenta. Se mi si rompe una lente nell'occhio, Pod, ne avrai sulla coscienza. Come sei drammatica. Vedrai che non ti accadrà nulla di male. Mostrami il dischetto. Cambio del look. 3, 2, 1. Wow, Pod. Ti sei davvero superata. Sono vestita di rosso e di bianco, ma con che classe? Cosa ne pensi? Certo, niente a che vedere con l'elfo fluorescente di prima, però anche così la mia personalità emerge. Non sono come tutti quegli elfi con i loro maglioni, con le renne e i pupazzi di neve. Qua c'è tutta la personalità di un elfo di classe come me. Beh, Pod, penso davvero che tu abbia fatto un ottimo lavoro. Con questo look Babbo Natale non potrà certo più accusarmi di rovinare lo spirito natalizio. Però i miei calzini fluorescenti ai bimbi li porterò ancora. Questo non cambierà mai. Ora Babbo Natale non potrà lamentarsi. Sei in perfetto stile tradizionale, con un tocco di eleganza. Per quanto riguarda il tuo lavoro, io lì non metto bocca. Pod, ti devo davvero ringraziare. Questo look mi permetterà, secondo me, anche di avere un aumento da Babbo Natale. Ho un elfo di classe come mi hai reso tu, non potrà certo dire di no. Ne sono convinta anche io. Buone feste, creatura, e ciao, gioia.